Sono 15 elementi della bandiera, sono funky, blues e rock e partecipano a tantissime manifestazioni. E allora sentiamo adesso un pezzo di latino, Pantera Mambo! New Generation Street Band! Applauso, fatevi sentire sempre più calorosi! Hanno riprodotto. C'è anche la fontana? No, la fontana non c'è, perché quella è in Piazza di Spagna. Sì, ma è in fondo. In fondo, esatto. Il prossimo anno vogliamo anche la fontana. Prossimo anno. Sai che le idee che corrono in quel capannone. Esatto, immagino. E allora, bellissimo. Quindi, è stata rifatta completamente la chiesa. Guarda che bello con tutte le luci. Ed è completamente in fiore. Eh sì. È sbocciata. È sbocciata la chiesa.
Ah, vediamo, abbiamo tutte le modelle adesso sulla scalinata. Anche una sposa, una piccola sposa col maritino, guarda che belli. Maritino, dai. Maritato di fresco, c'hanno anche il fiocco, guarda. Ah sì. Guarda i costumi, la bellezza dei particolari che... C'è anche il sarto, è lui che ha fatto i costumi. Ah, oh, lui che cuce. Vedi, guarda, c'è il sarto, guarda l'occhialino alla Valentino, guarda là. Ma quanto siete belli tutti. Ciabattino. Vediamo questi bimbi, queste bimbe fantastici. Lei ha anche il bouquet, poi lo lancerà, no? Alla fine della giornata. Dopo tira il bouquet. Esatto. Poi prendi la mazzola. Oh, e allora anche qui vediamo tutta la dovizia di particolari studiati proprio a pennello. Oh, questi non me ne avevi parlato, eh? Ma mica ti posso svelare tutte le sorprese. È vero, è vero. La moda italiana sono i manichini, gli abiti. Certo. Quindi ci sembrava giusto tenere anche un tema, certo. Sottolineare questo aspetto. Sicuramente. Anche qui vediamo fiori dovunque. Anche l'erba. Anche le palme, anche l'erba è vera. Oh, accidenti. Sì. Eh sì. E poi abbiamo sì questo clima un po' tropicale, un po' estivo, dai, la palma fa un po' estate. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo scoperto che veramente ci sono le palme, sì, a Piazza di Palma. È vero. Quindi abbiamo detto, va bene, allora mettiamo anche le palme. Ah sì, assolutamente sì. L'azienda agricola Samsaia ci ha fornito tutte le piante per tutti i carri. Oh, che bello. Guardate, anche questi campanili, chi ha la fortuna di vederli, noi li vediamo veramente in prima fila, siamo fortunatissimi. Lo vedisco. L'obelisco di Piazza di Spagna. Sì, esatto. Carro è tutto da vivere. Ecco, i chiesinesi si ricorderanno il famoso, tra virgolette, il carro della Madonna del 24 maggio. Guardate il maquillage, il trucco che gli abbiamo fatto con tutta l'associazione del Corso dei Fiori. Ha cambiato un po' aspetto, è diventato la scalinata di Trinità dei Monti. Ecco, questo carro qui, Ilaria, sì? È l'ultimo rimasto dell'ultimo corso del 1988. Ma si è mantenuto bene, eh? Diciamo che è stato il seme. Abbiamo rigettato il seme da qui siamo partiti e sono nati gli altri. E da qui naturalmente è nato tutto questo. Vedi lì, seduto, che mi saluta. A proposito di seme. Sì. Esatto. Il seme è stato proprio quel signore lì che adesso mi ha salutato, che è Vincenzo Sebastio. Lo fate un grande applauso per il papà del Corso dei Fiori? E ce l'abbiamo qua davanti, sta zitto, zitto. Sì, allora alzati, ti tocca alzarti. E poi lui toccherà... che ha inventato il Corso dei Fiori, eh? Oh, che bello. E lui che ha fatto la statua della Buonasera, che rivedremo dopo. Le tue impressioni, ci spostiamo noi, veniamo noi da te. No, sta scappando. È un genio, ma è di una timidezza. Ah sì? Sì. Bene, va bene. Sai che gli artisti sono molto schivi. Ah certo. Però qui ci sono delle trombette. Eh sì, perché stanno arrivando, stanno, diciamo, tornando, però in formazione completa, niente un po' di meno che 150 elementi. Loro sono nati nel 1982, sono Rione di Pescia, e del Rione di Pescia sono sbandieratori, figuranti, arcieri. Il loro simbolo è il leone rampante fulvo su sfondo azzurro. Vincitori del Palio 2013 Pescia, Rione San Francesco. Ecco, questa è una delle grandi tradizioni del Corso dei Fiori, gli sbandieratori. Fate un bel applauso a questi ragazzi. Thank you.
Non c'è più. Non ci credo. Ora cammina, non hanno
fino all'Europa. Sai che all'inizio il trenino ci doveva essere, ma stava fermo. Sì. E quindi avevamo cominciato a fare, ma si mette sulla destra o si mette sulla sinistra? E alla fine, ma se girasse? E c'era non si fanno dire nessuno, ma uno che ha fatto, sai che c'è, guarda, sì, deve girare, va bene, riesco a girare. Facciamolo girare noi, gira, gira, sempre di più. No, e loro ritornano. Allora, adesso possiamo veramente notare ancora meglio tutti i dettagli. Guarda che monetone. Ma ci daranno qualcosa in banca per quell'euro lì? Non lo so, ma qualcosa secondo me sì. Soprattutto guarda che gelato. I colori sono stupendi. Questo, questi blu, pensa che il blu, il blu non esiste. No, certo. E quindi vengono tinti con delle particolari tinte apposta, vengono tinti dei fiori simili, per esempio il rosso si riesce poi a portarlo su di uno. E vengono tinti uno per uno, eh. Certo. Guarda quanti sono. Mi posso immaginare, cioè anche questo è ulteriore lavoro. Ecco il fumo, guarda come fuma il carro, guarda. Poi guarda, mette le luci. Perché ogni carro è autonomo anche elettricamente parlando. Quindi sono un grande piccino. E ora è a piedi. Normalmente il pittino stava orizzontale, verticale, si infilava e si sfilava. A Kenny ha collaborato con le luci in villa. Sono stati un bel gruppo, eh. Signori, che dire, complimenti. Ecco, uno vede, no? Vede questo lavoro, rendersi conto. Poi prima mi hanno anche suggerito, io ho detto sono tanti garofani che sono stati usati, no? Sì. Mi stavano dicendo. Oh! Ora tu sai. Addio, le signore sono. È bellissimo così. Sì. Perché il fiore piano piano asciuga perché non ha più l'acqua. Certo. Quindi diventa più piccolo e casca. E sta benissimo che per terra. Allora, stasera rimarranno fuori, come si dice in Toscana, a prendere la guazza. Quindi casca a zero. Poi vedete di inumidirli un pochino. Poi sì, ci sono delle speciali pompe, domani vengono tutti bagnati, per poter uscire anche domani sera. Mi sembra la cosa ideale. Sì, grazie caro, ci mettiamo in posa. Cheese. Quando abbiamo detto domani sera. Sono anche più gialli, vero? È la luce. Sa che l'hanno dato nel percorso. Ma come mi si è qua la parte? E qui ne hai due, penso io che ne ho 10. Che bellezza! I vostri nomi, vai, veloci. Forza. Francesca, Camilla, Alexandra,
Carissa, Francesca, Sara, Chiara, Elise, Rebecca, Alice, Chiara. Grazie. Mani! Thank you.